Questo è il periodo dell'anno in cui si perdono i migliori amici per le aste del fantacalcio. Ma c'è una matematica che governa questo mondo? Sì, e lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole, o matematica dovrei dire, in questo caso. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivare la campanellina per non perdervi nessun video e di seguirmi anche sugli altri social. Ma torniamo al nostro argomento. Qualcuno ha mai cercato di spiegare matematicamente il fantacalcio? Sì, uno studio di un matematico britannico ha cercato di capire quali sono i segreti per un buon fantacalcio. È un fantacalcio leggermente diverso da quello a cui siamo abituati noi, in cui ci mettiamo ad un tavolo e strilliamo per il prossimo calciatore. Come funziona il fantacalcio in Inghilterra? Gli inglesi hanno sul sito della Premier League il Fantasy Premier League. Quali sono le regole di questo fantacalcio? All'inizio dell'anno si sceglie una squadra da 15 calciatori. 11 saranno i nostri titolari e 4 saranno i nostri panchinari. E ogni settimana potremo decidere chi schierare di questi 15. Ogni settimana sceglieremo anche il nostro capitano. Perché è importante scegliere il capitano bene ogni settimana? Perché nel fantacalcio inglese i punti del capitano valgono il doppio. Il fantacalcio non si gioca con gli amici, ci sono anche dei gironi, ma si gioca con tutti gli altri partecipanti a fantacalcio. Quindi ogni videogiocatore avrà la possibilità di scegliere un calciatore che è stato anche magari già scelto da altre squadre, a differenza nostra in cui ogni calciatore è messo all'asta. Un'altra particolarità del Fantasy Premier League è che hanno delle chip. Cosa sono queste chip? Sono dei bonus che si possono giocare durante l'anno. La prima chip è quella che fa valere i punti del capitano il triplo. Un sogno praticamente. La seconda chip è la chip che fa valere i punti dei calciatori in panchina. Un altro chip prevede che per una settimana, a scelta del videogiocatore, si possa cambiare la propria squadra di 15. Solo per quella settimana però. Lo studio ha mostrato quali sono i trucchi per vincere. Primo, l'esperienza conta. Studiando anno per anno l'andamento di ogni squadra, si è visto che i videogiocatori miglioravano di ogni anno dei 22 punti. Un altro fattore importante è l'originalità. L'originalità non conta. Le prime squadre dell'anno scorso sono state quelle squadre che avevano in comune una trentina di giocatori. I soliti, insomma. E le famose chip? Questo studio ci rivela come dobbiamo usarle, quando dobbiamo usarle? Sì, i videogiocatori che usavano queste chip nelle prime settimane hanno perso, si sono trovati bassi in classifica. Quelli che hanno saputo saggiamente conservare le loro chip e le hanno usate nelle ultime settimane sono stati tra i primi 10.000. In teoria si potrebbe creare un algoritmo per vincere questa Fantasy Premier League. Ma poi dove sarebbe lo sfizio di giocare? E per il fantacalcio più italiano, come funziona? C'è qualche matematica dietro? Assolutamente sì. La matematica che si trova dietro al gioco tra amici è la teoria dei giochi, una delle teorie più famose della matematica, perché questa teoria valse a John Nash il premio Nobel per l'economia, perché questa teoria dei giochi è facilmente attuabile ad aziende che sono in concorrenza tra di loro. Infatti gli studi di John Nash erano concentrati sul livello concorrenziale. Che cosa significa? Nei giochi ci sono giochi cooperativi e giochi non cooperativi. Nei giochi cooperativi i partecipanti possono collaborare tra di loro, mentre nei giochi non cooperativi, come per esempio il gioco del fantacalcio, ogni giocatore gioca contro gli altri giocatori. Quali sono le basi, le fondamenta della teoria dei giochi? Ovviamente ci devono essere dei partecipanti che hanno lo scopo di vincere, questo è importante. Secondo, ogni partecipante deve avere un numero di mosse finito. Ovviamente nel fantacalcio il numero di mosse, per quanto alto, è comunque un numero finito, quindi si può applicare al fantacalcio. Terza regola, ogni decisione deve avere delle conseguenze. Ovviamente che non sia andare a uccidere il proprio amico. Il gioco deve essere cooperativo o non cooperativo, come vi dicevo prima. Nel nostro caso del fantacalcio il gioco deve essere non cooperativo, perché ovviamente ogni fantallenatore gioca contro gli altri. A un certo punto, mentre starete giocando, riuscirete a raggiungere quello che è chiamato l'equilibrio di Nash. Cioè, nessuno di voi cambierà la propria strategia di gioco. Un consiglio per i giochi non cooperativi è quello di non fare accordi. È famoso il dilemma del prigioniero per questo. Immaginate di avere due prigionieri.
due prigionieri che hanno commesso un furto insieme e che rischiano di andare in prigione. Prima che li arrestassero, avevano fatto una promessa tra loro: non confessiamo. Vengono arrestati e i poliziotti ovviamente li mettono in due stanze separate. Alla polizia farebbe comodo una confessione, per cui gli propongono un accordo. Se tu confessi e il tuo collega non confessa, io ti faccio stare solo un anno in prigione. Se invece confessi e confessa però anche il tuo collega, ti fai solo 6 anni di prigione. Ma se non confessi e lui ti tradisce, ti farei 10 anni di prigione. A loro converrebbe non confessare per uscire di prigione e non farsi nemmeno un anno, e se l'erano promesso. Ma in realtà la cosa migliore per loro è confessare, perché se confessa e l'altro non confessa, si fa un anno. Se confessa e pure l'altro confessa, mal che vada, entrambi avranno 6 anni. Ma se lui non confessa e l'altro decide di tradirlo e lui non può saperlo se l'ha tradito o meno, si fa ben 10 anni. Voi rischiereste 10 anni di prigione? Chi lo farebbe? Nessuno. Per cui alla fine la cosa migliore è non accordarsi mai con gli altri prima di entrare. E questo cosa c'entra con i fantallenatori? Voi immaginate di aver fatto squadra con altri fantallenatori, però non sapete quali calciatori vorranno. Si chiama Cristiano Ronaldo. Il primo che lo chiama è uno del vostro gruppo. Voi allora puntate, volete giocare su quello, perché volete anche voi Cristiano Ronaldo. Che cosa succede poi dopo? Che voi avete rotto le scatole ad uno dei vostri amici con cui vi siete accordati prima. Ma poi che cosa succede? Che alla prossima mano, al prossimo giocatore, non sarete uno contro uno, ma saranno tutti gli altri fantallenatori con cui avevi fatto l'accordo contro di te. Per cui nei giochi non cooperativi, così come nel fantacalcio, non conviene accordarsi prima. Ognuno gioca per se stesso ed è così che funziona. Anche perché, se ci pensate, un mercato in cui nessuno fa offerte per altri calciatori, e che palle! Dov'è lo sfizio di fare l'asta? E poi è un mercato morto praticamente. Ora, esiste anche una teoria dell'asta. Qual è la strategia migliore per vincere all'asta e per non spendere troppo? L'asta per i fantallenatori è leggermente più semplice della teoria dell'asta, perché non c'è per esempio il venditore. Semplicemente chi chiama, chiama. E ovviamente ognuno di voi farà delle offerte e ognuno di voi avrà una certa strategia. Esistono diversi tipi di asta. L'asta inglese, in cui ogni calciatore parte da un fantamilione e poi ognuno rilancia. Il trucco sia in questa che nella prossima asta è quello di fare dei piccoli rilanci, non di sparare subito cifre altissime e magari rischiare di sopravvalutare un giocatore. Il secondo tipo di asta è molto simile al precedente, si chiama asta olandese, in cui però non si parte da un fantamilione, ma si parte dalla valutazione effettiva del calciatore, per esempio quella che vi dà Fantagazzetta. Poi c'è l'asta in busta chiusa. Come funziona l'asta in busta chiusa? Ognuno di voi scrive un prezzo a cui acquisterebbe quel giocatore. In questo caso qui si rischia di non avere una visione oggettiva del giocatore e magari di spendere 300 fantamilioni per Kalabinov, e magari vi ritrovate ad aver speso 300 fantamilioni per un calciatore che magari sarà pure forte e vi farà 36 gol durante l'anno, ma non avete più soldi per comprare il resto della squadra, per cui avrete comunque dei problemi. E magari i vostri amici avrebbero speso 100, 120, quindi vi ritrovate ad aver speso 150 fantamilioni in più per nulla, che magari con un'asta inglese vi sareste portati il calciatore con poco a casa, che secondo me è la peggiore per giocare al fantacalcio. Per una ragione: voi date non solo dei valori oggettivi ai dei calciatori, ma anche dei valori emotivi, per esempio. Chi non sarebbe disposto a spendere 300 fantamilioni per Ciccio Caputo? Penso che l'asta in busta chiusa nessuno la usi, anche perché non c'è sfizio. Cioè, lo sfizio è litigare proprio sul fantamilione, stare lì lì e rilanciare ogni volta. Bene, questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.